Ok, ci siamo. Quante camicie posso appendere soltanto in una volta? Comincia a contare? Quando si tratta di soluzioni intelligenti, questa entra di diritto nel Guinness dei primati. In pochi minuti tutte queste magliette saranno appese. Impressionante, vero? Aspettate solo di vedere gli altri trucchi per gestire i vostri vestiti. Quale colore dovrei scegliere adesso? Bell'incastro! Questa acconciatura mi sta alla grande. E anche il mio trucco è a posto. Lo shopping mi lascia sempre senza forze. Adesso devo mettere a posto tutta questa roba nuova. Forse prima mi rilasserò un po'. Queste cose sono legate così strette. Dai, slegati! Accidenti! Immagino che adesso dovrò indossarle a vita. Sono forcine per capelli? Altrimenti note come sciogli nodi? Basta far scorrere un lato attraverso il nodo e farlo di nuovo nel senso opposto. Voilà! Ah, che sollievo! Non indosserò mai più scarpe. Ma che... Vicky? Devi smetterla di lanciare le tue scarpe, cara. Mi dispiace. Avresti dovuto sentirti urlare. Quando si tratta di mettere via i vestiti, ci sono due tipi di persone. Quelle organizzatissime e quelle come Lana. Oh, che brutta situazione. Ma cosa può cambiare una misera vecchia maglietta? Ecco, problema risolto. Devo prendermi una pausa da tutte queste pulizie. Finalmente, con questo ho finito di sistemare il bucato, sì! Gah! Mettetevi in salvo! Sono quasi stata sepolta viva da questa roba. Perché niente è appeso come si deve? Oh, cavolo, guarda che roba! Appendere i jeans porta via un'infinità di tempo. Ma forse c'è un modo per fare in fretta? Lo so! Piegate la gamba e poi arrotolatela fino in fondo. Utilizzate la gamba libera dei pantaloni per coprire il rotolo. Tirate in modo che sembri un piccolo burrito di jeans. Adesso tutto quello che dovete fare è impilarli. E non ho nemmeno dovuto usare una gruccia. Mettere in ordine è davvero soddisfacente. Ancora 2 minuti e cominceremo lezione. Buongiorno. Fermati qui. Quella gonna è in linea con il codice di abbigliamento? Vediamo un po'. Neanche lontanamente. Forse me la sono misurata male? Andrà meglio la prossima volta, signorina. Ma salve, signorina Appleby! Non c'è bisogno di un righello qui. Sono così contenta. Grazie, profi. L'ho presa questo fine settimana. Oh, no! Quello scollo a viti ha messo nei guai, signorina. Oh, cavolo, ce l'avevo quasi fatta. Perché è sempre così severa? Non ho nemmeno portato la giacca con me. Questa biancheria intima potrebbe funzionare. Basta che non sembri biancheria intima. Infilatela nello scollo per coprire la pelle. Un punto leggero impedirà che scivoli verso il basso. Utilizzate questa sequenza lungo tutta la V. E una volta terminato, scollegate i punti. E tirate il filo. Ehi, che carino! Sono pronta ad imparare, signorina Appleby. Vedi, non c'è pelle qui. Brava, Vicky.
Oh, cavolo, oggi c'è la presentazione di Lana. Un altro giorno, un'altra relazione di biologia. Il pensionamento non poteva arrivare prima. Au! Che diavolo è stato? Ups, scusate. Ehi, questo orecchino è più o meno della mia misura. E sarebbe un bellissimo bottone. Se si tiene il perno nella parte anteriore del buco, si può chiudere da dietro in questo modo. Un po' scintillante, ma andrà bene. C'è mancato poco. Erano proprio dei bei sogni. Anche la mia pelle è ben riposata. Ehi! È l'ultimo giorno della mia routine di pulizia. Vediamo se tutto quel duro lavoro ha dato i suoi frutti. Mi sento già più leggera. Ecco che arriva il momento della verità. Andiamo. Non ci credo! È anche meno del mio peso obiettivo. Scommetto che entrerei in quei jeans attillati. Sono anni che non li indosso. Oh sì, dovrebbero andare bene. Sono fantastici. I miei amici saranno così gelosi. Ah! Ci entrerebbero due me qui dentro. Oh no, devo buttarli via. O trasformarli in qualcosa di nuovo. Tirate giù la parte anteriore in questo modo. E strappare la cucitura sopra la zona della vita posteriore. Capito? Adesso mettete un elastico tra due bacchette attaccate. Questo lo farà passare dall'altro lato, vedi? Mettete via le bacchette e prendete ago e filo. In questo modo potete fissare l'elastico in vita. E assicuratevi di tagliare il tessuto in eccesso. Bello! Adesso questi jeans calzano come un guanto. Fatti su misura per me. Ops! Tutta la lezione di oggi sarà sul quiz. Qualcuno vuole provare la prima equazione? Vediamo un po'. Ah? È proprio quello che penso. Di qualcosa? Non importa, non so la risposta. Come posso rimediare? Prendete la spallina del reggiseno staccabile e agganciatela al retro del reggiseno. Adesso agganciate l'altra estremità sull'altro lato. Posizionate la cinghia per tenere il reggiseno in posizione. Vedete? Adesso non si muoverà più. Allora, dove eravamo rimasti? Conosco la risposta a tutto in questi giorni. Oh, Lana? Prego, vieni pure. Il gesso, per favore. Sappiamo che Lana ha le risposte per i problemi di chimica. E anche per i problemi di moda. Oh, cavolo! Dov'è quello stupido bottone? Mi servono soltanto altri 10 minuti. Oh oh, si sta facendo tardi, Lana. Ah sì, così va molto meglio. È meglio che cominci la giornata. Che ore sono a proposito? Cosa? Mi sono addormentata! Ok, ci siamo quasi. Ce la farò per un pelo. E qualche passante per la cintura. Ecco fatto. Oh oh. Oh. Che strano. Ehi! Cosa c'è che non va in questa cosa? Proverò un'ultima volta. No! Questo è ridicolo! Aspetta un secondo. Forse questo elastico per capelli potrebbe aiutare. Si abbina anche alla cintura.
Mettete l'elastico sotto la cintura e avvolgetelo intorno. Poi fatelo passare intorno all'estremità libera della cintura. Adesso puoi sfoggiare la tua chioma fluente. Quali di questi consigli sull'abbigliamento ti renderà la vita più facile? Condividi questi grandi trucchi con i tuoi amici e come sempre non dimenticare di iscriverti alla pagina YouTube di 1-2-3-GO per altri fantastici video come questo.